Immagina una persona che pesa quanto una renna adulta. Per quanto riguarda l'altezza, è quasi come avere due adulti impilati l'uno sull'altro. Questo è esattamente l'aspetto di Robert Pershing Wadlow. Questo americano era la persona più alta mai registrata, con una statura impressionante di 272 cm e un peso di 200 kg. Crescendo, Wadlow era sempre il ragazzo più alto della stanza. All'età di 8 anni era già alto come suo padre e a 9 era così forte e grande da poter portare suo padre sulle spalle. Al momento del diploma al liceo era già cresciuto fino a raggiungere un'altezza di 2,5 metri. Per quanto riguarda le prospettive di lavoro, intendeva diventare avvocato e si era persino iscritto all'università, ma la sua altezza gli permise di avere alcuni lavori collaterali. Primo, esibizioni circensi che lo resero una celebrità in poco tempo. Secondo, nel 1938 iniziò un tour promozionale con la International Shoe Company, ottenendo scarpe gratuite lungo il percorso. Wadlow non era interessato alla vita da fenomeno da baraccone, si considerava una pubblicità ambulante per la compagnia. A causa della sua enorme statura, doveva indossare speciali tutori alle gambe per aiutarlo a camminare. Non ha mai usato una sedia a rotelle, ma a camminare era sicuramente una grande fatica per lui. Purtroppo, un'infezione causata da un tutore difettoso ha portato alla sua prematura scomparsa nel 1940. La sua bara era così grande che ci vollero 12 portatori e 8 assistenti per trasportarla. Fino ad oggi, una statua a grandezza naturale di Wadlow si erge ad Alton, la sua città natale. Durante la sua breve vita, e Robert visse solo 22 anni, non smise mai di crescere. Ogni anno cresceva di qualche centimetro in più rispetto alla sua altezza gigantesca. A 21 anni superò John Rogan in termini di altezza, e quello era il tipo che era stato registrato come l'uomo più alto di sempre prima che arrivasse Robert. Il predecessore di Rob, John Bud Rogan, nato nel Tennessee, era conosciuto come la persona più alta di sempre, con un'altezza di 267 cm. La sua crescita rapida iniziò a 13 anni a causa del gigantismo, che portò a una rigidità articolare. Nonostante la sua condizione gli impedisse di svolgere lavori fisici, Rogan si guadagnava da vivere vendendo ritratti e cartoline. Rifiutò offerte di lavorare nel circo e negli spettacoli itineranti, preferendo mantenere la sua privacy. Rogan usava un carretto trainato da capre come sedia a rotelle. Era noto per la sua voce profonda e il suo atteggiamento giocoso. A differenza di Robert Wadlow, John Rogan non vantava un peso simile a quello di una renna. Al contrario, pesava solo 79 kg, che è 2,5 volte meno di Robert. Zhang Jinlian, dalla Cina, ha stupito il mondo diventando la donna più alta mai registrata in tempi moderni. Nonostante i suoi genitori e fratelli fossero di altezza media, possedeva un gene per una grandezza imponente, ma la sua statura era il risultato di una brutta condizione. Il fatto è che un tumore interferiva con i suoi ormoni e la faceva crescere in altezza. All'età di 13 anni era già più alta di ragazzi di pari età. Zhang è riuscita a laurearsi nonostante tutta l'attenzione che la sua altezza attirava. Le persone venivano da lontano per incontrarla e stupirsi della sua impressionante statura. Anche se i medici le avevano consigliato un intervento chirurgico per rimuovere il tumore che causava la sua rapida crescita, Zhang ha deciso di tenerlo. Non voleva perdere i capelli. Era anche una vera buongustaia, mangiando tonnellate di gnocchi e riso ogni giorno per alimentare il suo corpo. Purtroppo i problemi di salute l'hanno perseguitata e lei è deceduta nel 1982. La sua altezza era registrata a 249 cm. Ha superato Jane Bunford per il titolo di donna più alta mai vissuta e ha persino avuto un momento come persona più alta del mondo dal 1981 al 1982. A proposito, Jane Bunford era la persona britannica più alta riconosciuta fino ad oggi. Con un'altezza di 241 cm sicuramente si distingueva nella folla. Nata a Birmingham nel 1895, Jane fu una ragazza normale fino all'età di 11 anni. A quell'età ebbe un incidente che le cambiò la vita per sempre. Una ferita alla testa danneggiò la sua ghiandola pituitaria, provocando un eccesso di ormone della crescita che fece aumentare la sua altezza notevolmente. A causa del disagio provocato dalla sua dimensione gigantesca, dovette abbandonare la scuola. Sebbene avesse avuto opportunità di trarre profitto dalla sua statura unica, Jane scelse di vivere una vita tranquilla. Negli ultimi anni della sua vita divenne una reclusa a causa dell'attenzione indesiderata che la sua altezza le procurava. Combattendo problemi articolari e una grave curvatura della colonna vertebrale, Jane morì all'età di 26 anni. Ehi, ho una domanda veloce per te. L'altezza può cambiare o no?
Sembra che in realtà diventiamo un po' più alti durante il giorno e torniamo ad abbassarci di notte. Dobbiamo ringraziare la gravità per questo. Ma c'è stato un caso assurdo in cui un ragazzo di nome Adam Rainer era super basso a 21 anni, solo 118 cm, ma poi ha cominciato a crescere in modo folle. Quando aveva 32 anni era alto 218 cm. Purtroppo tutta quella crescita è avvenuta così rapidamente che è finito a letto per tutta la vita e non è diventato una stella del basket. I calzini possono essere una vera scocciatura per le persone alte. Don Koehler, che portava scarpe di taglia 56, una volta disse che il suo più grande problema con i vestiti era trovare calzini che gli andassero bene. Fortunatamente trovò un'azienda in Pennsylvania che realizzò calzini su misura per lui. Don era davvero alto, uno dei soli 24 individui nella storia a superare i 244 cm di altezza. Era conosciuto come l'uomo più alto del mondo dal 1969 fino alla sua morte nel 1981, raggiungendo i 249 cm. Aveva una condizione chiamata gigantismo, che lo fece crescere a dismisura a partire dall'età di 10 anni. Don è nato a Denton, Montana, da genitori che erano più alti della media. Aveva una sorella gemella, ma lei era alta 1,75 m. Era una differenza di altezza da record di 74 cm tra gemelli, riconosciuta dal Guinness World Records. Don ha lavorato come venditore per 25 anni, utilizzando la sua altezza come vantaggio quando incontrava i clienti. Se anche tu indossi una taglia di scarpe più grande, sai quanto possa essere frustrante trovare il paio perfetto. Triginje Kiever, dei Paesi Bassi, capiva sicuramente questa sfida. Nata nel 1616, si dice che sia stata la donna più alta della storia, raggiungendo i 261 cm. Purtroppo è morta a soli 17 anni. Le sue scarpe originali, che erano lunghe oltre 35 cm, taglia europea 54 o taglia americana da donna 22, sono ancora in mostra. I suoi genitori la portavano persino al circo per guadagnare denaro mostrandola. Triginje attirò l'attenzione per la prima volta a 9 anni, in quel momento era già alta 2 metri. Un gruppo reale, tra cui il re di Boemia e la sua famiglia, la visitò all'Aia, curioso di vedere la bambina di 9 anni più alta di ogni uomo in Europa. I Paesi Bassi ospitano persone davvero alte, con un'altezza media dei residenti di 183 cm. Gli Stati Uniti possono aver prodotto alcuni giganti in passato, ma i titoli attuali per l'uomo e la donna più alti del mondo sono detenuti dalla Turchia. Ecco Rumeysa Gelgi, il tesoro imponente della Turchia e regina del Guinness World Records. A 24 anni questa donna alta oltre 2 metri non è soltanto la donna più alta in vita, ma anche una sviluppatrice web front-end, appassionata di romanzi gialli e nuotatrice esperta. Superando le sfide con la sindrome di Weaver, è una combattente e una voce per le condizioni rare. Al 2024 Sultan Kösen è l'uomo vivente più alto del mondo. Nel 2009 è diventato famoso quando è stato misurato dal Guinness World Records. Era alto 2,46 m. Riesci a crederci? Solo una manciata di persone nella storia ha mai raggiunto tale altezza. Questo agricoltore turco non ha iniziato a crescere così tanto fino all'età di 10 anni. E ascolta qui, tutti nella sua famiglia hanno un'altezza media, tranne lui. Ha una condizione chiamata gigantismo ipovisario. Essere super alto ha sicuramente i suoi pro e contro per Sultan. Può facilmente aiutare sua madre con le faccende domestiche, ma fare shopping per i vestiti e entrare in una macchina di dimensioni normali può essere una vera sfida. E giocare a basket professionistico? Non è nelle carte, poiché è troppo alto per i campi. Sultan detiene anche il record per le mani più grandi di una persona vivente.